E siamo di nuovo in diretta con voi per seguire l'atto decisivo di questa gara di Novellara, dove c'è in palio la qualifica master. Germano Fabrizi, Marco Morri, il posto è uno solo, chi vince diventa master. Sta provando Fabrizi, che comunque ha vinto l'acchitto e sarà il primo ad effettuare la bocciata di questa finale. In semifinale Morri e Fabrizi hanno avuto la meglio di Massimo Sala e Samuele Laghi. Sicuramente molto più sofferta la partita di Marco Morri, che ha risolto una pratica che si era molto complicata contro il Ravennate. Samuele Laghi, che è stato un grande protagonista di questa competizione, ha chiuso al terzo posto pur disputando anche con Morri una partita straordinaria, dove ha sbagliato solo due bocciate, quella più importante sulla 85, quando ha avuto l'opportunità di riagguantare Morri, ma l'errore determinante poi l'ha commesso nella tornata successiva, quando, non prendendo il punto sul 85-95, ha dato l'opportunità a Morri di bocciare e di far partita. Germano Fabrizi, qui inquadrato, ha avuto il sopravvento di Massimo Sala in maniera molto netta, la partita chiusa con circa 50 punti di vantaggio, un Fabrizi impareggiabile che non ha sbagliato niente in accosto, è dato spazio a Massimo Sala, che è stato un grande protagonista comunque di questa gara di Novellara. Il reggiano ha eliminato nei turni di finale, nei quarti, Paolo Gamboni, uno dei papabili per la promozione, e in precedenza il bergamasco Mario Paginelli, anche lui in corsa per la qualifica master. Poi è successo che Morri e Fabrizi, che si confrontano in questa finale, sono ad un punto uno dall'altro, è avanti in classifica Marco Morri, ma questo non fa differenza, perché in questo momento il punto che li divide non diventa determinante, in quanto chi vince passa, diventa master, perché il punto di ritardo di Fabrizi diventerebbe punto di vantaggio qualora riuscisse il marchigiano a sopravanzare Marco Morri. Due protagonisti della stagione, due grandi del biliardo, che sicuramente meriterebbero di passare nei master. Solo uno dei due riuscirà a conquistare questa qualifica. Nel frattempo la regia ci mostra anche un manifesto che richiama il 18° mese del biliardo a Cervia, inizia il 4 maggio fino al 6 giugno, e per il 4 maggio, giornata inaugurale, protagonista la squadra del Tex Master Novellara, che è il locale che ospita questa manifestazione, disputerà la finale di Coppa dei Campioni contro il Circolo dello Sport Ravenna. Ricordiamolo, la grande annata di Circolo dello Sport Ravenna, che si è già guadagnato il campionato regionale di Serie 1 e anche l'opportunità di giocarsi il titolo della Coppa dei Campioni contro il Tex Master Novellara. Il mese del biliardo che chiude una stagione straordinaria di biliardo a boccette, dove ci sono in palio anche altre importantissime qualifiche, in particolar modo la pool supplementare dei master il 20 di maggio, dove il perdente di questa finale sicuramente avrà una possibilità di riguadagnarsi la promozione attraverso la pool, dove sono i premi per 16 giocatori. Qui inquadrato le due coppe, in questo momento un premio che sicuramente andrà a privilegiare la carriera di Morri o di Fabrizi, perché soprattutto su quella più grande ci sarà scritto indelebile la qualifica di master. Fabrizi ha esaurito le prove e quindi si sta per avvicinare l'inizio della partita, una partita secca ai punti 100 con in palio la qualifica a master. Boccia per la prima volta Germano Fabrizi, è chiamato a dirigere questo incontro il reggiano Franco Braglia. Fabrizi,
Fabrizio con un 12. Fabrizi ottiene il bottino pieno attraverso uno sbirillamento, sembrava poter rischiare di fare anche solo due punti, poi prendendo di sbriscio il filotto ha avuto anche l'occasione di abbattere il bilaterale. 12-0 per Fabrizi, una partita che parte con i migliori auspici per il marchigiano. Dobbiamo ricordarlo, in semifinale ha fatto le cose in grande riuscendo a mettere sotto il giocatore di casa Massimo Sala, ma è stata una prestazione coi fiocchi per Germano Fabrizi, perché non ha sbagliato nessuna giocata in accosto e anche questa, come vedete, è di precisione millimetrica. Marco Morri sceglie un accosto sostenuto e qui già possiamo notare un errore. Se ha preso il punto è stato più che fortunato Morri, perché ha sbeccato il pallino. Alla fine, da quanto si lascia presagire, sarà l'arbitro però a decidere. Morri pensa di aver preso il punto, Fabrizio altrettanto. Vediamo la prima misurazione di Franco Braglia, chi in qualche modo favorisce. Morri direi che è stato fortunato, perché da quello che si è potuto desumere dalla misurazione è un cappello che ha diviso le due boccette, il cappello che ha favorito in questo caso un parziale errore del giocatore riminese, che costringe Fabrizio a giocarsi la sua terza. E Fabrizio però, come vedete, riesce anche in questa occasione a incastrare il pallino fra le proprie due. Per Morri un altro compito difficile con la prossima. Morri, che ricordiamolo, in semifinale ha avuto un inizio molto negativo con Samuele Laghi, ma poi è riuscito a recuperare. Stavolta credo che non possa permettersi di lasciare spazio a Fabrizio se vuole stare in corsa, e questo errore di Morri è sì frutto di una cattiva giocata, ma in precedenza era stato sicuramente il gioco di Fabrizi ad incastrare e a costringere all'errore Marco Morri. Morri che ora si gioca l'ultima, accosto due sponde. Niente da fare, Morri doppio errore. Ne ha giocate tre in accosto, con una l'ha preso, ma non è stata sicuramente una giocata eccezionale. Con le ultime due invece ha lasciato molto desiderare e Fabrizi va a conquistarsi i tre punti. Impensabile che manchi un accosto del genere, e in effetti secondo primo per Fabrizi è bocciata sul 15. Ho cantato vittoria troppo presto, o perlomeno anche Fabrizi. L'arbitro ha chiamato ancora a misurare. Se non avesse fatto tre punti, dovremmo parlare di un Fabrizi che si è giocato un'opportunità in maniera un po' banale, perché di star corto non ci stava, non c'era nessun rischio di perdere l'accosto, e alla fine, attenzione, i punti sono sempre importanti, anche è bianco, quindi tre punti per Fabrizi, 15-0. Secondo pallino per Germano Fabrizi. Posizione del pallino molto meticolosa. Ricordiamolo che viene da un 12. Ora arriva
arrivano 4 punti, ma il pallino ritorna sui propri passi e fa ancora 12. 2 12 consecutivi, 27-0 per Fabrizi. E questa, se non ne voglia di vincere, ci va molto vicino. Addirittura Fabrizi se ne segna 122, poi ritorna indietro. Come vedete, la rincorsa a diventare master per Fabrizi è stata sempre, anche forse un po' negli anni passati, una qualcosa che ha rappresentato un incubo, perché questo è un giocatore che in qualche modo si meriterebbe la qualifica di master per i innumerevoli risultati che ha avuto, ma nelle gare predisposte per diventarlo non è mai riuscito a primeggiare. Quest'anno si trova a disposizione questa grandissima occasione e, come vedete, sta giocando in una maniera tale che per Morri, che comunque è un giocatore che non si lascia mai andare, la situazione si sta facendo difficile. Questa è una grande risposta di Morri, grande giocata in accosto. Fabrizi prova con una tre sponde, anche questa sta per realizzarsi, ma poi attenzione, la rossa ha toccato nella propria ed è rimasta presumibilmente più vicino al pallino. Eh sì, errore di Fabrizi, che adesso va sotto di due, un errore un po' inaspettato vista la precisione che aveva messo in campo fino a questo momento il marchigiano Germano Fabrizi, che ora ricorre all'ultima con la possibilità di prendere il punto, ma ingabbiando così il gioco credo che costringa comunque Marco Morri a giocarsi un tiro da allargare, il tiro da allargare che può far girare il pallino che è in prossimità di una bianca. Se giri il pallino, che è il corpo più leggero del in campo, può anche succedere qualcosa di grandioso. Attenzione, Morri va sostenuto, ma così non può girare il pallino perché non si è preso il bersaglio. Bruttissima giocata di Morri, che aveva un bersaglio grandissimo ed ha sbagliato tutto. Adesso, per prendere il punto, deve fare un piccolo miracolo, ma l'errore è stato questo, quello di non prendere in un bersaglio così grande un tiro da allargare. Errore inaudito di Marco Morri. Prova l'accosto, riesce qualcosa. Come vedete, quel pallino poteva prendere sponda. Adesso Morri guadagna 3 punti, boccia per la prima volta, ma credo che si sia giocato una chance nel tiro precedente, perché poteva sfruttare meglio la situazione. Morri, che di bocciata realizza adesso 4 punti, lasciando la parte bassa del filotto con solo l'abbattimento del primo birillo bianco alto. Si porta a 7 Morri, 20 punti di ritardo nei confronti di Germano Fabrizi. Fabrizi, che si accinge ad una giocata a tre sponde di precisione sul pallino. Anche questa, dobbiamo dirlo, è una giocata sensazionale, perché fermarsi ad un millimetro dal pallino, dopo aver percorso l'intero biliardo, toccato a tre sponde, con il rischio di toccare di prima e di allargare il gioco, e costringere l'avversario a giocarselo al meglio, come vedete, vuol dire guadagnare la boccetta di vantaggio. E sono queste le giocate che fanno la differenza, sono queste le giocate che hanno permesso a Germano Fabrizi di giocarsi questa finale.
perché contro il Reggiano Massimo Sala di quest'oggi serviva una prestazione coi fiocchi in accosto per tenergli testa e per soprattutto staccarlo e un po' demotivarlo. A un certo punto Sala è uscito dal biliardo non sapendo più come contenere la precisione in accosto di Fabrizi. Qui Morri ha giocato un tiro ad allargare, ma al di là non ha realizzato niente, ha solo arginato questa situazione che però promette poco di buono per lui. Fabrizi tre boccetti in mano contro l'una sola rimasta a Morri, si gioca l'accosto lunga, corta, corta e poi cercherà di andare vicino al pallino. Anche questa promette molto bene, come vedete, anche se un po' corta possiamo giudicarla. In ogni caso era essenziale prendere questo punto per Germano Fabrizi e tenere in scacco Morri, che adesso con l'ultima non ha grosse chance, potrebbe giocarsi anche una due sponde strette per mandarla bianca sul castello e magari prendere il bianco. In effetti Morri cerca questa giocata ma passa liscio e adesso sono a rischio gli otto di colore, perché c'è solo una boccetta che preclude questa soluzione e Morri ha buttato al vento un'occasione di realizzare e anche di togliersi dagli otto. A questo punto sembra un gioco da ragazzi per Fabrizi, guadagnarsi gli otto, basta appoggiarsi sulla rossa, una, due sponde. Fabrizi chiede una misurazione, ma ad occhio e croce mi sente di dire che il punto è bianco e Morri lo sentenzia, due sponde per mandare la boccetta rossa in fondo al biliardo e gli otto sono fatti. Può giocare anche una sponda sola, in effetti gioca l'appoggio sulla rossa diretta, bravissimo Fabrizi, 8 di colore guadagnati, bocciata sul 35-7 per il giocatore di Macerata. Punti di bocciata per Germano Fabrizi, che aveva ottenuto 2-12 e quindi con questi due punti si porta 37 a 7. Fabrizi commette una banalità in questo caso. Germano Fabrizi deve tamponare una situazione che in questo momento lo vede un po' in sofferenza per quanto riguarda l'accosto. Sì, ci siamo ancora, giocata bene Fabrizi, ma come vedete
per Morri si ripresenta l'occasione di giocarsi due boccette per guadagnare l'accosto e magari anche un tiro di rimessa. Morri gioca sostenuto, il pallino viaggia verso la rossa, il punto è già conquistato e adesso con l'ultima un calcio a disposizione per iniziare l'eventuale rincorsa o cercare di recuperare quei 30 punti che li dividono da Germano Fabrizi. Va di calcio Morri, niente da fare, ora boccia sul 9 a 37 il giocatore del Federosa Cattolica, capo classifica con un punto di vantaggio rispetto a Germano Fabrizi, ma ormai questo è stato detto e ridetto, non vale più. Adesso chi vince questa è master, chi perde va alla pool. Morri che sfasa completamente questa bocciata dopo il 4 iniziale 1-0 poco promettente, lasciano Germano Fabrizi in vantaggio 37-9. Bellissima giocata di Marco Morri, tre sponde, precisione millimetrica, e Fabrizi sta trovando pane per i suoi denti, perché in precedenza era stato lui a menare danze, ma adesso sta crescendo Morri e anche per Fabrizi le difficoltà crescono. Questa però va molto bene, Fabrizi riprende la preeminenza sul campo, anche se allarga un po' il gioco, ma era praticamente impossibile fare anche una giocata stretta in accosto con questa situazione. Morri che ci presenta una tre sponde lunga, corta, 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 perfetta giocata anche questa di Morri, che sta crescendo dopo un inizio sicuramente un po' palpettante. Adesso è sempre attaccato al pallino nelle ultime giocate e come vedete anche per Fabrizi qualche difficoltà in più, anche se in questa situazione mi sento di dire che ha una grande opportunità di giocarsi una o due sponde in appoggio sulla propria per portare via, ma commette sicuramente un piccolo errore Fabrizi e addirittura non prende il punto, un grosso errore, perché con un tiro più sterzato e un po' più forte avrebbe mantenuto la boccia di vantaggio, costretto all'ultima. Ora deve toccare il pallino, mandare via la rossa e rimanere con la propria, stavolta riesce di precisione, ma con questa giocata non vuol dire aver guadagnato il pallino, che può scivolare verso il fondo del biliardo. Come vedete Morri sta mimando l'esecuzione, se scivola verso la rossa attraverso il tocco della bianca laterale, eccolo Morri che gioca un po' sostenuto per mandare il pallino verso la rossa. Bravo Morri, addirittura tre punti Morri, secondo pallino consecutivo guadagnato con la boccetta di ritardo e tre punti, un segnale a Fabrizi che finora aveva giocato benissimo in accosto, ma questa tornata Morri si è guadagnato l'opportunità di bocciare il terzo pallino sul 12 a 37. Ma di bocciata Morri in questa finale non c'è. Un 4 iniziale, poi 2-0 e questo rimpallo lascia il pallino a metà biliardo.
Fabrizi che invece in tre bocciate ha fatto 2-12-1-2, ha anche fatto 8 di colore, continua a poter dormire soli tranquilli, un margine di 25 punti, se non si mette in sesto Mori di bocciata sarà veramente difficile recuperarli. Questa dobbiamo considerare un'ottima giocata di Morri, perché è riuscito di seconda ad andare vicinissimo al pallino e a lasciarlo comunque nella parte bassa, costringendo Fabrizi a giocarsela di due sponde. Bravo Fabrizi che risponde da par suo. Morri risponde, giocata di precisione e anche questa è presa. Fabrizi, la boccetta di vantaggio va conservata, però non con questa giocata. Fabrizi sbaglia e Morri ha a disposizione l'opportunità di mettere a segno il terzo pallino consecutivo. Ultima di Germano Fabrizi, non meglio della precedente, e il punto, a quanto mi dà di vedere, dovrebbe essere ancora in mano a Morri. Eh sì, il punto è rosso, Morri si accontenta del semplice accosto e quindi boccerà sul 14-37 il suo quarto pallino. Morri, due punti ci sono e due punti rimangono. Morri che non concretizza questa sua momentanea supremazia in accosto, perché in quattro bocciate, in particolare le ultime tre consecutive, ha ottenuto solo due punti. In primo quattro di inizio partita ormai lontanissimo, Morri 16, Fabrizi 37. Fabrizi che ha un margine rassicurante e che però deve un po' ritornare a giocare meglio in accosto, perché per tenere testa a Morri in accosto bisogna sicuramente migliorare. Il Morri che continua a prenderla sempre. Risponde per il mano Fabrizi, che conquista in maniera direi esemplare l'accosto. Gioca la 2 o 3 sponde Marco Morri, certo che se lo prende di precisione fa un affarone, e invece non lo prende e adesso va sotto di 2. Ultima per Marco Morri. Che l'ha presa.
ma adesso attenzione, c'è in mano Fabrizi due boccette, la prima sostenuta sta per realizzare un 16 e questo è un 16 pesantissimo, dobbiamo dire parzialmente supportato da un colpo fortunoso, però c'era del proprio, ha giocato per allargare, ha preso in maniera decisa, adesso c'ha l'opportunità di mettere a segno il colpo decisivo, perché con 53 a 16 sul campo, 3 punti di accosto, un calcio eventuale come questo, 20 punti di rimessa dopo questi 4 in due giocate, consentono a Germano Fabrizi di bocciare sul 60 a 16. Fabrizi che adesso mette a segno anche una bocciata da 2 punti, quindi punteggio fissato sul 62 a 16 per il marchigiano. Eccezionale questo accosto, tentativo di accosto di precisione di Marco Morri che lascia spazio a Germano Fabrizi di incunearsi fra boccette e pallino. Fabrizi che ci prova con una sterzata. E bravo Fabrizi. Comunque rimane sulla pallino, quindi l'opportunità di Morri è quella di scalzare la boccetta bianca con questa giocata. Morri che riesce in questo intento ma allarga un po' troppo il gioco, lasciando a Fabrizi l'opportunità di giocarsi un accosto di precisione. Che riesce a sto punto con questa giocata Fabrizi. Direi che se non altro avrà una tornata non molto pesante, perché Morri può al massimo conquistarsi l'accosto, ma come Morri vedete in questo momento è un po' fuso dopo una fase in cui sembrava poter prendere il sopravvento, ma per quanto riguarda l'accosto adesso queste ultime giocate stanno segnando una supremazia di Fabrizi. Morri credo che stia tentando il tiro di rimessa per cercare di smuovere le acque, acque che rimangono molto ma molto mosse, e soprattutto per Fabrizi adesso l'accosto c'è già e l'opportunità di giocarsi l'ultima di calcio con la boccetta di ritardo. Direi che Morri se l'è giocata male quest'ultima fase e adesso può subire la punizione, che però non arriva. Fabrizi boccia sul 64 a 16 il suo quinto pallino. Sono 74. Con questo 10 Fabrizi si avvicina a grandi passi alla promozione Master. 74 Fabrizi, 16 Morri. Morri che ha tenuto 4 pallini ma ha sbagliato praticamente tutte le bocciate, ha fatto un 4-2-0-1-2. Fabrizi che ha bocciato invece 6 volte
e ha fatto 2-12, un 10 e 2 volte 2, sempre segno a Fabrizi, ma quello che in questo momento sta dilatando ulteriormente il vantaggio di Fabrizi sono i 16 ottenuti in un tiro da allargare, un tiro da allargare che però, al di là dell'evento abbastanza casuale che ha generato, era con tre boccette in mano contro, o con due boccette in mano contro nessuna dell'avversario. Quindi con sei pallini bocciati e contro i quattro di Morri, Fabrizi sta legittimando questa sua supremazia e questo suo margine con questa giocata. Ormai basta limitare l'avversario, Morri che invece deve forzare il tiro, gioca la tre sponde, riesce comunque a guadagnarla a costo, ma si è visto nella giocata un po' di rassegnazione del riminese alla supremazia di Germano Fabrizi qui inquadrato. Fabrizi che ora si preoccupa solo di cercare di limitare il colore, e direi che ci riesce in maniera perfetta, perché portando il pallino da quella parte il colore non ci sarà più. Certo che Morri di fronte a questa situazione non può tergiversare, deve giocarsi una tre sponde sul pallino e magari rimandarlo sul castello per tirare due volte. Direi che con questa manca di poco questo obiettivo, adesso se si sposta un po' verso i birilli può cercare il massimo realizzo con quest'ultima giocata. Una giocata non facile, perché deve prevedere di toccare la propria, che deve andare sul pallino e poi il pallino sui birilli. Direi che è un'ultima occasione per Morri di cercare di avvicinarsi all'avversario, che però fallisce miseramente. 5 punti per Morri che boccia sul 21-74, e sarebbe ora per Morri di fare anche filotto, visto esatto che nei primi 4 ha fatto solo 6 punti. E il filotto arriva. Morri che anche ha qualche tifoso al seguito, come avete sentito in sottofondo. 8 punti per Morri che si porta a 29-74. Certo che in semifinale aveva recuperato da 49-9 nei confronti di Samuele Laghi e poi ha vinto in volata, ma questo recupero mi sento dire che è molto molto più problematico. Al di là del punteggio che è superiore come portata, anche perché c'è di fronte un Germano Fabrizi che sta giocando meglio, anche se Morri sta dando segno di vitalità con questa giocata. Fabrizi che con 74 punti può chiudere partita con due pallini, è relativo a costo. E come vedete Fabrizi che in accosto quando fa queste giocate rasenta veramente la perfezione, giocata di misura per mantenere la boccetta di vantaggio e presumibilmente anche per creare delle difficoltà all'avversario, che è costretto a studiarsela e a giocarsela al meglio. Sceglie la due sponde, anzi la tre sponde, sviluppo non eccezionale per Morri che prende il punto ma allarga la situazione per Germano Fabrizi, l'opportunità di andarsi a posizionare in maniera più propizia. In effetti sì, sì, qui per Morri l'opportunità di prenderlo c'è, però poi difficilmente può incastrare
il marchigiano, perché questa situazione di gioco non gli dà la possibilità. Morri gioco sostenuto nella speranza di arrivare di precisione, e invece sbaglia già questa, quindi per Morri direi che c'è un po' di rassegnazione. Infatti Fabrizi se ne accorge e si accontenta dei tre punti e boccia sul 77-29, non si avventura in altre scelte che ci potevano stare, non di fronte a questa situazione di partita, anche soprattutto di fronte a un avversario che sta segnando un po' il passo dopo una stagione straordinaria, dopo una prestazione esemplare anche in questa giocata, in questo torneo. Morri proprio nel momento clou deve in qualche modo subire dall'avversario, che ora mette segno alla bocciata da due punti, però nella media generale questi due punti lasciano il marchigiano un po' al di sotto delle prestazioni precedenti, con sei bocciate ha totalizzato la bellezza di 4-2, 2-12 e un 10. Calcolando che ha fatto anche 20 punti di rimessa, se avesse realizzato qualche 10 in più staremmo già celebrando un nuovo giocatore della categoria Master, cosa che presumibilmente arriverà a breve, perché Fabrizi è a 79, gli mancano 21 punti, che sono pochi per arrivare a 100, ma comunque sono sempre da realizzare. Morri che stavolta prende il punto, ha due bocce di vantaggio, adesso può iniziare un tentativo di recupero. Vediamo se Fabrizi con questa, Fabrizi ce la fa, ma adesso per Morri c'è l'opportunità di giocarsi anche un tiro lievemente sostenuto per cercare di guadagnarsi il punto con questa e poi magari dedicarsi l'ultima di calcio. Morri ce la fa, adesso deve realizzare qualcosa in questa boccetta alta. Due sponde di calcio per Marco Morri, due sponde che non è male, ma poi alla fine non cambia la sostanza. Due solo segna Morri nella casella e boccia sul 31-79 per la quinta volta. Morri, 4 punti, attenzione, il rientro c'è. Il 12 di Morri in qualche modo riapre un po' questa finale, perché Morri si porta a 43. Certo che di questi 12 ne servono almeno altri due se si vuole impensierire Fabrizi, che come vedete si gioca a costo di precisione, e precisissimo non è rispetto alle precedenti. Possiamo annotare un calo di precisione da parte di Fabrizi. La risposta di Morri, attenzione, c'è, è bravo Morri,
dobbiamo dire anche che in questo frangente i pallini conquistati sono 6 pari, tenuto conto che Fabrizio ha bocciato Iacchitto. È come dire che Morri ha tenuto un pallino in più, ma nel realizzo poi Marco Morri si è lasciato. Fabrizio, come vedete, stavolta se la gioca veramente in maniera straordinaria, e adesso è con 2 boccette attaccate al pallino, tutte e due in una posizione tale da mettere Morri in vera grande difficoltà. Morri si gioca 1-2 sponde sostenuta nella speranza che il pallino scivoli verso la propria, e il pallino invece non scivola, rimane attaccata o avvicinato ad una delle due bianche, e quindi per Morri questa tornata sarà una sofferenza. Adesso si gioca l'ultima, se va attaccato al pallino Fabrizi giocherà sostenuto e magari avrà uno sviluppo favorevole. Morri va attaccato al pallino, 2 boccette in mano Fabrizi, tiro sostenuto prevedibile, possono girare più le rosse che le bianche, e qui si può fare anche 8 di colore, senza contare quello ulteriore che può venire. Fabrizi mi smentisce subito, gioca da costo semplice, un po' sostenuto, non si preoccupa del rirealizzo, ma gli basta di guadagnare il pallino, e in effetti pallino è bianco, il pallino è del bianco, il pallino è blu. Fabrizi 3 punti sulla giocata in accosto e bocciata sull'82 a 43. Qui Fabrizi mette segno, una bocciata direi fondamentale per avvicinarlo alla vittoria. 10 punti per Fabrizi che si porta a 92. Morri 43 in presona, recuperare questo disavanzi a un Fabrizi che ormai sente il traguardo vicino. 8 punti mancano a Germano Fabrizi per vincere il torneo, la gara di selezione di Novellara, e l'ultima, quella che metteva in palio i punti decisivi, i punti determinanti, quella che vincendola dà la qualifica a Master a questo giocatore. Germano Fabrizi, Macerata, primo attore della stagione in questa graduatoria, con questa vittoria. Fabrizi che sicuramente adesso, vedendo il traguardo che si avvicina, può anche permettersi qualche piccola sbavatura, questa lo è sicuramente. Adesso prova con questa giocata sterzata a metterci una toppa, e direi che questa va più che bene. Morri costretto a giocarsela in maniera un po' più sostenuta del solito, deve sperare in uno sviluppo clamoroso Morri. Ricordiamo che comunque ci sono su questa partita anche i 16 punti ottenuti da Fabrizi in maniera un po' fortunosa, Morri non lo è altrettanto. Si gioca la terza Morri in accosto, attenzione, se sbaglia questa la frittata è completata, alla fine prende il punto, ma non ha giocato al meglio il riminese, che comunque è rimasto un grande protagonista di questa competizione. Un eventuale secondo posto non lo premia per quanto riguarda la qualifica a Master, ma lo mette in primo piano per quanto riguarda la classifica generale, e quindi il primo
la prima tre di serie della pool supplementare e per diventare master c'è anche per Morri l'opportunità di giocarsi il titolo italiano per guadagnarsela direttamente, ma la corsa lì sarà ancora più difficile perché sono tanti pretendenti. Morri adesso si guadagna l'accosto e la bocciata sul 45-92. Biliardo a boccette che sta vivendo una fase di stagione decisiva dove ci sono le competizioni con la selezione dei titoli principali. Morri 2 punti di bocciata dopo il 12 e l'8 delle ultime due, serviva qualcosa di più se si voleva mettere un po' in apprensione un Fabrizi che adesso si gioca l'accosto di seconda, giocata di posizione per cercare di limitare le opportunità dell'avversario di recuperare. Morri invece è costretto a giocarsela di precisione per cercare di guadagnare la boccia di vantaggio, di svantaggio che ha. Questo tiro a tre sponde però non è dei migliori, rimane sfalsato rispetto al pallino. Doppio bersaglio per Fabrizi che con una due sponde può portare il pallino dalla propria oppure togliere la rossa. Tutte e due le soluzioni vanno bene. Si sposta il pallino verso le proprie, è una soluzione che a Fabrizi va a meraviglia. Morri si gioca da tre sponde come suo solito per posizionarsi appena sotto al pallino, magari attaccato. Attaccato forse era un po' esagerato, ma in quella posizione l'opportunità a Fabrizi di giocarsi col doppio bersaglio. Due sponde lievemente sostenuta, se prende il pallino va verso la bianca, se prende pieno il pallino toglie la rossa. Sì, giochi sono praticamente fatti. Morri, ultima chance e potrebbe anche essere l'ultima boccetta per lui di questo torneo, di questa avventura che gli poteva dare la promozione master, che invece in questo momento sembra darla al suo avversario. Se la gioca bene Morri, qui almeno Fabrizi deve giocarselo al meglio. Quest'ultimo pallino sarebbe l'ottavo per Fabrizi, per i pallini siamo 7 pari. Fabrizi gioca la tre sponde, se tocca il pallino o la rossa, sì, i giochi sono praticamente fatti, addirittura potrebbe fare 3 punti, ma non è importante che siano 3 o 2 punti, e in effetti c'è solo una boccetta bianca vicino al pallino. Quello che è importante è che Fabrizi, conquistando l'opportunità di bocciare per l'ottava volta, tira per la partita un filotto e siamo master. Il filotto c'è, Fabrizi è il nuovo master vincendo la finale con Marco Morri. E noi scendiamo in campo, prima andiamo da Marco Morri che è, diciamo, anche un po' abituato a queste delusioni, ma questa è arrivata attraverso una finale che credo Fabrizi abbia giocato meglio di te. E adesso devi rincuorarti e prepararti per la sfida della pool ed eventualmente per l'italiano. Sì, come hai detto te sono abituato, comunque lui ha giocato bene, quindi ha meritato lui di passare master a tutti gli effetti. Tu sei stato comunque un grande padrino di questa stagione, in questa finale cos'è che ti ha frenato? È stato anche un po' di rilassamento tuo? Io sono un po' stanco sinceramente, in ogni caso non ho fatto il filotto, quindi lui l'ha fatto, la differenza l'ha fatta lì. Bene, Marco, non ti abbattere, il futuro dei master ti aspetta perché sei stato grande in questa occasione, è un secondo posto che non ti premia, ma sei a te di serie per la pool.
Cabristi, se può venire qua, finalmente la premiazione, la promozione per Germano Fabrizi, che da tanti anni viene indicato come il master che deve diventare. È la prima volta che arriva e merita anche il sostegno di questo applauso. Hai fatto due partite di semifinali veramente straordinarie, e anche prima con D'Ambra hai dovuto mettere appunto il meglio di te per poterne venire capo. Quindi una grande giornata e un meritato premio, sei master dal 15 aprile 2012. Sì, dai, ho giocato bene, sì, oggi è andata bene, e poi il pizzico di fortuna che serviva per vincere, e dai, è andata bene. È andata bene così, sono contento. A chi dedichi questa tua promozione, che praticamente corona un po' una carriera che ti ha visto vincere tantissime gare, ma per diventare master ti è sempre mancato qualcosina, quest'anno finalmente sei riuscito? La dedico a tutti quelli che mi vogliono bene e quelli che mi sono stati vicino. Bene, altro Germano? A posto. Bene, e si chiude questa diretta dal Testmaster Novellara. È stato anche per noi un'esperienza impegnativa. Germano Fabrizi e Master, speriamo di essere stati per voi un buon esempio per poter avere a disposizione delle immagini e delle prestazioni così belle sul biliardo sportivo. A presto per quanto riguarda il biliardo delle boccette presentato alla FIBIS nazionale di boccette.